I told you once, I swear to God, I don't need you. And I wrote that on my heart to see the words bleed through. Una leggenda sul tartufo di Pizzo Calabro. Sì, si dice che nel 1940 è venuto a Pizzo il principe Savoia a fare un'ispezione militare. Quindi i maestri gialatai volevano fare una sorpresa al principe. Cosa hanno pensato? Siccome il principe viene originariamente sono della regione Piemonte. In Piemonte sappiamo tutti che sono famosi i tartufi di Alba. Poi ci sono le langhe di nocciole, nocciole certificate IGP. E la famiglia Savoia per la prima volta ha importato il cacao del Sud America. Quindi cosa hanno fatto? Hanno dato questa forma, cioè hanno fatto questo gelato a forma di tartufo a base di nocciola e di cioccolato. E poi all'interno questo cuore di cioccolato fondente. Quindi diciamo, dopo una cena principesca che lui era ospite della Marchesa Gagliardi, hanno servito questo tartufo. E quindi anche un tartufo da re. And I'll say I'm sorry like it's overdue. And I'm over you, but I won't believe it. Spill me your secrets, I'll keep them close. You're my weakness. Oggi Italia che piace a Vibo Valencia con Domenico, collezionista. Appunto è una storia molto molto coinvolgente. Allora, si tratta dell'OMC che fu fondata dall'ingegnere Vincenzo Bruzzese a Geraci Marina, attuale Locri. Nel 1926 aveva una miriade di prodotti semilavorati, finiti, esportava anche al nord e anche all'estero. Poi nel 1929 è stata riconvertita perché non tiravano più quei prodotti e decise di incominciare la produzione di motociclette. Queste sono delle motociclette praticamente OMC, Officine Meccaniche Calabrese, 175 di cilindrata. Excuses on my sleeve, hide my heart for you to keep. I've been falling for you slow, you know. Non rimane che da chiedersi quali avventure vivranno nei prossimi giorni i nostri amici. A Pizzo Calabro, incontro sorpresa col cugino del nostro videomaker Carlo. È un immenso piacere, guarda che ho trovato sto bambino cresciuto e l'avevo lasciato proprio in fasce.